Il mondo dei rifiuti è profondamente cambiato. 20 anni fa l'80% dei rifiuti urbani finiva in discarica, molte città erano in emergenza, adesso siamo a quasi 50% di raccolta differenziata, abbiamo alcune regioni, soprattutto del Mezzogiorno, ancora in ritardo, ma il riciclo ha fatto dei passi avanti enormi, c'è una vera industria, è diventata da un problema un'opportunità di investimenti e di nuova occupazione. Secondo lei qualcosa poteva essere fatto in questi anni per snellire in qualche modo il lavoro e quindi alleggerire la vita degli operatori? Beh, certamente sì, il decreto sulle procedure semplificate nell'attività di recupero dei rifiuti ha avuto un buon esito perché soprattutto i rifiuti speciali di origine industriale sono stati riciclati in quantità 7 volte superiori, tuttavia dovevano essere aggiornati e manca questo aggiornamento ormai da diversi anni, quindi anche la normativa end of waste, cioè fine del rifiuto dopo il trattamento, lascia ancora un po' a desiderare. E poi c'è la situazione in ritardo in alcune realtà italiane che ormai dura da troppo tempo, lì bisogna rafforzare il supporto tecnico, la spinta alle regioni in ritardo perché facciano di più e anche se del caso in maniera limitata ricorrendo dei commissari ad acta, perché alcune situazioni di arretratezza ci impedirebbero di raggiungere i nuovi e più sfidanti obiettivi europei. Compie 20 anni il decreto sui rifiuti che ha radicalmente cambiato i modelli di gestione nel nostro paese e a distanza di 20 anni, nonostante numerose falle nel sistema ammesse dallo stesso padre del decreto, il bilancio pende a favore di quel documento che ha permesso di ridurre dall'80 al 27% la quantità dei rifiuti che finiscono in discarica e spingere la raccolta differenziata dal 9% del 1997 al 47,6% del 2015. I numeri del successo sono contenuti in una pubblicazione che la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile ha presentato in occasione del ventennale a Palazzo Montecitorio. Secondo quanto emerge dall'analisi, la parola chiave della riforma è raccolta differenziata. Il successo della stessa dipende sicuramente dal lavoro fatto dai consorzi. 20 anni di decreto Ronchi sono anche 20 anni di CONAI. Qual è il contributo che il consorzio dei consorzi ha dato alla formazione di una coscienza ambientale nel nostro paese? Beh, direi che è stato significativo, credo che il convegno abbia rappresentato questa sorta di rivoluzione che è maturata in questi anni, che è testimoniata dai numeri di riciclo. Tenga per esempio, ad esempio presente che oggi in Italia sono 4 milioni e mezzo le tonnellate di rifiuti urbani che grazie ai comuni, alla raccolta differenziata e al riciclo garantito da CONAI vengono avviate a riciclo in sostituzione di materie prime vergini. Continuerà il CONAI a dare questo importante contributo nonostante questo periodo in cui il sistema viene un attimino messo in discussione? No, CONAI certo che continuerà a dare il contributo, noi abbiamo voluto sottolineare che anche nella ipotesi di revisione della normativa ci sono alcuni punti fermi che hanno determinato il successo di questo sistema che andranno comunque mantenuti anche nella revisione della normativa. La raccolta differenziata piace alla gente e, come sottolinea un sondaggio commissionato dal CONAI all'Ipsos, il 91% degli italiani dice di farla abitualmente, il 93% di ritenerla una necessità. Per la maggioranza dei cittadini, infatti, differenziare significa rispettare e tutelare l'ambiente. Del cambio di mentalità nel bel paese è convinto anche uno dei volti delle politiche green italiane, Roberto Cavallo. Come ho scritto nel piccolo contributo che ho lasciato a questo testo dei 20 anni del decreto Ronchi, il 22-97, io stesso ho vissuto questo cambiamento dal di dentro, ero assessore in un comune medio piccolo come Alba, 30.000 abitanti, che però si misurò fin da subito col fatto che si poteva cambiare un'abitudine che era quella di separare banalmente gli scarti che noi produciamo a seguito dei nostri consumi. Io però una cosa vorrei sottolineare che forse oggi è emersa davvero un po' poco, il fatto che oltre all'impianto normativo una cosa vera è cambiata, cioè il metodo di partecipazione. La stessa direttiva 98 prevede all'articolo 31 la partecipazione del pubblico al cambiamento. Io questo credo che il decreto Ronchi l'abbia introdotto e vada ancora perseguito.
Anche grazie al sistema di riforme messo in piedi da Ronchi, il nostro dunque è un paese virtuoso agli occhi dell'Europa, specie perché secondo solo alla Germania in fatto di politiche di recupero. Il decreto Ronchi 20 anni fa segnò un punto di rottura nella gestione dei rifiuti e da allora si parla di appunto ciclo integrato dei rifiuti e dei rifiuti non come problema da risolvere al costo più basso ma come risorsa. La nuova direttiva europea procede in questa direzione, cioè ritiene che oggi attraverso un miglior uso una migliore gestione dei rifiuti si possano raggiungere target di riciclaggio ambiziosi e quindi mettere in moto un sistema non più lineare ma circolare e soprattutto un sistema in cui il prodotto mantiene il suo valore e il più a lungo possibile, quindi viene già concepito in maniera che sia recuperabile, riciclabile e riutilizzabile. E, ecco, questa non è solo politica ambientale, politica dei rifiuti, ma è un pezzo della politica industriale del nostro paese. Molto lavoro c'è ancora da fare sul fronte dell'impiantistica perché, come ha sottolineato il ministro Gianluca Galletti, è necessario che le regioni si rendano perfettamente autonome nella gestione del ciclo senza necessariamente fare della termovalorizzazione la fase finale di un processo finalizzato a ridurre i rifiuti in discarica. Tutto sommato, proprio il ministro esprime fierezza per il lavoro fin qui svolto dal sistema paese. Il decreto Ronchi è stato una riforma che ha innovato il sistema della gestione dei rifiuti e lo ha fatto in maniera corretta e oggi possiamo registrare dati positivi. Il nostro paese è cresciuto enormemente nella raccolta differenziata, soprattutto negli ultimi anni, grazie proprio all'impostazione di allora. E questo ci dice una cosa, che le riforme, seppur contestate, come la riforma Ronchi allora, alla fine producono i propri effetti, le producono nell'interesse del paese. Le riforme, ce lo dice la riforma voluta da Ronchi, fanno il bene del paese. Penso non solo in campo ambientale, dovremmo imparare da questa esperienza. Oggi abbiamo una sfida grande davanti, che è quella dell'economia circolare. L'economia circolare trasforma il concetto di rifiuto, lo trasforma facendolo diventare da costo a risorsa. Ci dobbiamo chiedere sempre di più come il rifiuto possa essere sì utilizzato alla fine della sua vita, quando parliamo di riciclo, di raccolta differenziata, ma sempre di più ci dobbiamo chiedere anche che cosa succede all'inizio del processo produttivo, cioè quali materiali dobbiamo utilizzare per avere prodotti che alla fine del loro ciclo produttivo possono essere reintrodotti in altre produzioni. Quindi avanti con la ricerca e lo sviluppo di nuove tecniche sui materiali da utilizzare. Noi stiamo puntando su questo, stiamo dando all'ambiente una visione di sviluppo del paese, cioè di uno degli elementi fondamentali per la nuova strategia di sviluppo del paese. L'abbiamo fatto introducendo la parte ambientale nel provvedimento Industria 4.0, proprio ieri abbiamo avuto un incontro con il ministro Padoan pubblico in Banca Italia dove abbiamo lanciato le nuove frontiere della finanza collegata agli aspetti ambientali, cioè sempre di più l'ambiente leva di sviluppo. Ministro, a proposito di riforme, l'Unione Europea ha applaudito al Green Act. Che fine ha fatto quella proposta di riforma? Il Green Act è già stato declinato in vari provvedimenti che abbiamo fatto in questi anni, dal collegato ambientale prima, a Industria 4.0 di cui parlavo prima, al decreto sottoprodotti che uscirà fra qualche giorno, alla registrazione della Corte dei Conti. Quindi credo che stiamo andando nella giusta direzione, come l'Unione Europea ha avuto modo di riconoscerci.